Il Frosinone vince 4-0 al Dall'Ara di Bologna e torna a credere nella corsa a salvezza. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Kickoff. Ciao Michela, buonasera. Ciao, buonasera. Finalmente una puntata con il sorriso, l'aspettavamo ormai da 2 mesi, anche oltre, dalla sfida di Ferrara contro la Spal, quindi una puntata ricchissima. Naturalmente aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti, magari con un pizzico di speranza in più rispetto alle ultime puntate, un pizzico di ottimismo in più. Vado a presentare i nostri ospiti, per tutti ormai l'uomo della difesa 4, vediamo se il successo del Dall'Ara lo ha convinto alla trasformazione, al cambio di modulo. Buonasera e bentornato ad Enzo Pacilio. Ciao Enzo, Ciao, buonasera e bentornato. Buonasera. Ha scatenato di tutto sui canali social, prima per il caso Jeddah Donne allo stadio nella Supercoppa italiana, poi per le parole di De Laurentiis contro il Frosinone e contro il presidente Stirpe. Buonasera e bentornata ad Alessandra Di Legge. Ciao Alessandra, buonasera e Ciao, bentornata. buonasera a tutti. Naturalmente buonasera. Parleremo delle parole di De Laurentiis contro Stirpe e contro il Frosinone, non della Supercoppa italiana perché ricordiamo come è andata a finire, quindi lasciamo quell'argomento, mi raccomando, non lo trattiamo. Tanto bentornata. Abbiamo passato il sabato sera insieme, sembravamo due tifosi quasi paranoici che ci facevamo coraggio, dai che può succedere, dai che qualcosa andrà bene, dai che stavolta vinciamo. Buonasera e bentornato a Ugo Ciotti, amico e collega protagonista ogni giovedì sera di Frosinone di giorno e di notte. Ciao Ugo, buonasera e benvenuto. Ciao Angelo, grazie, grazie ad Extra TV. Dai, è stato un bel sabato comunque, alla fine vedi, ci siamo fatti coraggio, è andata bene. Portato anche bene. Ha portato bene, quindi ci vediamo sabato prossimo, stesso posto, Assolutamente. Stessa ora. Allora, Michela, paga Giuliano. ricordiamo. Assolutamente, ricordiamo. Sì. Una novità, perché siamo in diretta anche sulla nostra pagina Instagram e Facebook. Fammi vedere, fammi no, perché fa un ti volevo certo dire, effetto guardati. Di rivedersi. Ok, va bene, adesso salutiamo Alessandra perché siamo qualche minuto in ritardo, quindi siamo in diretta su Facebook e su Instagram. E su Instagram, naturalmente aspettiamo tutti i vostri messaggi sulla nostra pagina Facebook, Kickoff, sicuramente saranno più speranzosi, ve li leggerò tra poco. Secondo me non ci possono vedere più perché tra televisione, tablet, telefono, sbuchiamo Instagram, tutte le parti, ovunque. Tra l'altro non mancheranno gli aggiornamenti dal Castellani per Empoli Genoa, al momento 0-1, sono al 45° minuto. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, è stato ufficialmente esonerato Filippo Inzaghi dopo la sconfitta del Bologna contro il Frosinone. Sinisa Mihajlovic, il nuovo allenatore del Frosinone, del Bologna, pardon, perdonatemi, oddio. Parterre ricchissimo, abbiamo anche una folta rappresentanza della Rari Nantes Frosinone, squadra che milita nel campionato di Serie B della pallanuoto maschile, quindi tra poco li andremo a conoscere, una squadra che vince soltanto in trasferta, come il Frosinone, quindi vedi, qualcosa in comune c'è. Allora Enzo, come definiamo questa vittoria? La vittoria della rinascita, la vittoria della speranza, la vittoria della svolta? Dimmi tu. Beh, sicuramente una vittoria importantissima. Già che c'è vittoria, insomma, già è una notizia. Un passo avanti. In più c'è da dire che insomma l'abbiamo conquistata contro una diretta avversaria, quindi vale doppio. E poi secondo me si incomincia finalmente a vedere quello che si sperava che iniziasse, cioè un assetto più che tattico, diciamo una scelta di uomini oculata, finalmente i migliori in campo, e si è purtroppo visto che se ce ne fosse bisogno del fatto che molti punti noi li abbiamo persi perché abbiamo puntato sui giocatori sbagliati. Okay. Per cui non è un caso che diciamo quelli che erano in campo nelle prime 7 partite, 8 partite del campionato non c'erano. E non è un caso che il primo gol nasce da Beghetto e finisce con Ghiglione. Finisce a Beghetto e Ghiglione, quindi voglio dire che non c'erano purtroppo. E il rammarico, speriamo che ovviamente siamo in tempo per riparare, però siamo partiti con netto ritardo, questo sicuramente. Vittoria però importantissima, credo poi al di là di tutto che non era facile, anche in 10 contro 11, affrontarla con il giusto piglio e la giusta intensità. L'abbiamo fatto. E poi voglio spendere una parola perché è un giocatore che io amo, che è Andrea Pinamonti, cioè un giocatore essenziale, perché è un giocatore che tiene alta, che tiene palla, che fa salire la squadra, non sbaglia mai un appoggio, che fa gol, che è da sempre il punto di riferimento. Quindi in questo senso io penso, e poi vorrei dire che se non vado errato è il giocatore che in Serie A ha fatto più gol in base all'età, giusto? Sì, ecco, sì, quindi credo che sia un valore, avendo giocato pochissime partite peraltro. Vero. Sì. E quindi è un qualcosa che ci dà molta speranza per il resto del campionato, secondo me. Oltre al fatto che chiaramente siamo adesso nelle condizioni di poter anche inserire i nuovi, e quindi però già inserirli in un contesto certamente positivo, quindi con una carica, esatto, cioè che Viviani
sicuramente darà una mano a centrocampo, perché ovviamente sia Cipsa che Maiello devono comunque avere un ricambio. Sì. E poi perché chiaramente noi possiamo poi anche, quello che dicevamo prima, cercare di andare verso una diversa impostazione tattica, perché non ti abbiamo convinto, ma sai perché non mi ma c'è un motivo. Nei primi 10-15 minuti, quando eravamo in parità, io l'ho vista malissimo. Sì. Non so se è stata una mia impressione, ma insomma si è vista una squadra molto passiva, e che poi certamente dopo l'espulsione ha cambiato completamente l'espulsione ritmo, con il brivido, perché sventola il rosso a Cassata, quindi siamo rimasti così. Però i primi 10 minuti a me non mi sono per niente piaciuti, quindi io insisto, secondo me l'approdo finale dovrebbe essere una difesa a 4 e con una diversa impostazione. Non escludo che in alcuni casi si possa giocare a 5, però è un atteggiamento che secondo me in Serie A non paga, questo di rimanere schiacciati così indietro. Però rispetto all'era lunga, insomma, con Baroni ci siamo assolutamente alzati rispetto alle ultime partite di Moreno Longo. Alessandra, svolta, rinascita, riscossa del Frosinone, che senso dai a questa vittoria del Dallara? Ma avete detto voi, sotto il profilo tecnico ci sono ancora, la squadra stanno perfezionando altri acquisti, i nuovi ancora devono arrivare. Stirpe l'aveva detto, si aspettava, diciamo, questa riscossa del Frosinone. È una partita, è poco, però 4 gol fuori casa in una città dove è vero che la squadra era sfilacciata, un Inzaghi che ormai era quasi esonerato, perché in realtà mancava veramente poco, però era un Bologna dove era appena stato presentato lo stadio, c'erano tutti allo stadio, quindi è stato un momento veramente drammatico. Il presidente del Bologna era tramortito a è fine finita partita. Con il tifoso che urlava farò l'abbonamento al Frosinone. Devo dire che è stata una situazione veramente kafkiana quella di domenica. Io però e questo lo posso testimoniare attraverso i famosi profili social, qualche minuto prima dell'inizio della partita avevo utilizzato le foto del Frosinone di Ciano e non mi ricordo di chi, che stavano facendo il riscaldamento. Lo dico io, di Maiello. Di Maiello, ecco. Ma insomma è difficile che possa cambiare. E ho scritto: io ci credo, perché credevo in questa vittoria. Certo, una vittoria così rotonda, una vittoria così importante, però che cosa fa? Fa morale, fa sicuramente morale. Ora stiamo in coda di calciomercato, in queste 48 ore si saprà cosa succederà, però io sono convinta che se tutti ci credono, a Frosinone mancava la fiducia. Ormai i giocatori non la stavano più sentendo dall'ambiente esterno, e voi che siete persone che conoscono perfettamente il calcio sapete che l'ambiente è fondamentale. Quindi sono convinta che, poi ho fatto mie le parole di Salvini, mi ha convinta, ha detto che noi ci salveremo. Non ha detto il perché, però ha detto: secondo me ci salviamo. Queste sono le parole del momento in cui ci salviamo. Nel momento, certo, l'importante è quello. Ugo, vittoria della svolta, della rinascita, insomma, che senso diamo a questa vittoria del Frosinone? È una vittoria che è importantissima dal punto di vista della classifica, ovviamente, perché ci tiene vivo quel sogno, perché noi, come diceva Longo, dobbiamo vivere di micro obiettivi, no? E quindi andare a breve termine, non perdere era importantissimo, vincere lo era ancora di più, perché poi non puoi fare sulla carta punti con le big, non le puoi fare in determinate partite, li devi fare in queste altre. Frosinone ci è riuscito, in questo modo abbiamo il vantaggio negli scontri diretti contro il Bologna, che è comunque un aspetto, un dettaglio, insomma, un aspetto succede, importante. No, assolutamente. Visto come sono andate le ultime due stagioni del Frosinone, pensiamoci agli scontri diretti, perché ricordate il gol del Parma, il gol l'anno prima, chi era, quando siamo arrivati a pari punti con il Verona. Con il Verona, infatti, quindi. Sì. No, importante per la classifica, importante perché siamo andati avanti negli scontri diretti, importante anche per come è venuta, perché è vero che siamo andati in superiorità numerica, però non è scontato comunque essere in superiorità numerica e vincere una partita, e vincerla per 4-0, quindi io mi prendo di buono quello che ho visto in campo. E poi sono rimasto molto colpito, favorevolmente ovviamente, dalle parole di mister Baroni, perché una vittoria per 4-0 a tanti può far dire abbiamo vinto, abbiamo svoltato, adesso va tutto bene. No,
I primi 10 minuti sono importanti perché è da lì che si deve ripartire, perché quei primi 10 minuti non sono piaciuti a nessuno e l'atteggiamento della squadra anche in vantaggio non è piaciuto nemmeno al mister, che ha detto che bisogna attaccare e correre in avanti e che non bisogna perdere un po' il lume della ragione, bisogna a volte congelare il gioco e non consegnare il pallone agli avversari. Questo è un aspetto fondamentale, ci fa capire Baroni che idea di calcio ha. Assolutamente, chiedo alla regia di mandare un attimo in onda la classifica, come è cambiata la classifica del Frosinone nelle ultime settimane, non l'abbiamo più vista perché insomma era quasi drammatica, adesso insomma è cambiata, il Frosinone è un punto dal Bologna, sono un po' tutte lì, con il successo il Genoa sale a quota 23, quindi l'Empoli resta praticamente attaccata alla zona retrocessione con Bologna, Frosinone e Chievo. Tra l'altro è saltata la panchina del Bologna, l'ho detto, quindi le ultime 5 hanno cambiato allenatore: Udinese, Frosinone, Chievo e Empoli, quindi compresa il Genoa che fa il salto e sale a 23. Quanto conta per la classifica, Enzo, questa vittoria contro il Bologna? Dicevamo prima, secondo me è importantissima, perché giunge poi in un momento in cui forse un po' la spalla ci ha rovinato il weekend che sarebbe stato perfetto, sì, però vabbè, accontentiamoci, sì, dai. Anche, voglio dire, poi certamente il campionato è molto lungo, ci sono squadre che perderanno punti in altre occasioni, però era veramente importante, perché poi anche psicologicamente venivamo da una sconfitta bruttissima, questo è non dobbiamo dimenticarlo, insomma, quindi ancora di più va elogiato lo spirito con il quale siamo andati in campo a Bologna, perché dopo una sconfitta come quella con l'Atalanta, insomma, voglio dire, era facile perdersi un pochettino, no? E invece siamo riusciti ad avere un atteggiamento completamente diverso. E chiaramente adesso dobbiamo, io infatti sul discorso di che non, giustamente si devono fare i punti con le dirette concorrenti, certo. Ma io non escludo che insomma qualche punto possiamo farlo anche con qualche big, ad iniziare ad esempio questo prossimo, magari, con la Lazio, quella sì che viene da due partite difficilissime, che ha giocato con la Juve, giocherà con l'Inter in Coppa Italia, ha giocato con il Napoli la scorsa settimana, con il Napoli, ha diversi infortunati e sì, qualche squalificato, quindi non verranno qui, credo, non nelle migliori condizioni, e io penso che lì si dovrebbe trovare la forza di tentare il colpaccio con la Lazio. Secondo me possiamo fare qualche risultato, certo, ovviamente poi dipenderà da tanti fattori, tante varianti, però giocare tutte le partite per vincere, questo è anche la cosa, perché una volta in casa, anche perché prima o poi dovrà succedere, insomma, quindi perché non l'aspettiamo ormai lunedì può essere il giorno giusto. Alessandra, giustamente hai citato Maiello e Camillo Ciano, forse Camillo Ciano è stato l'assoluto protagonista, certo, della partita del Dallara, è anche la riscossa un po' della vecchia guardia criticata nelle ultime settimane, arrivano i nuovi, stanno arrivando altri giocatori, la vecchia guardia che va messa da parte, invece risponde alla grande sul campo con Maiello, con Ciano, con Cipsà, con gli stessi difensori, penso a Krajnc, penso a Capuano, insomma è la ripartenza anche del gruppo storico del Frosinone. È la ripartenza del gruppo storico, e mi volevo agganciare alle sue parole perché ci sono state un altro aspetto sottolineato dall'allenatore che mi è piaciuto molto, quando gli hanno chiesto in conferenza per quale motivo non ha utilizzato i nuovi, e ha detto: io volevo ripartire da questo gruppo e poi piano piano fare gli innesti. Quindi mi è piaciuto lo spirito dell'allenatore, che è quello di dire: io credo comunque nel gruppo che c'è, ovviamente i nuovi sono fondamentali, ma li innesterò piano piano. E non dimentichiamo che ci sono altri dati importanti: Paganini, che di nuovo è tornato, tornato in rosa, e le parole dicendo: ma l'attaccante, acquistiamo meno un attaccante, le parole del presidente quali sono state? Noi abbiamo Dionisi, aspettiamo Federico Dionisi, abbiamo Paganini e ora i nuovi che piano piano si integreranno. Ho letto una notizia che mi ha incuriosito, perché sappiamo che il Frosinone è l'unica squadra imbattuta allo Stadium, quindi non vedo perché allo Juventus Stadium non possiamo, per esempio,
esempio, andare a prendere un pareggio la sera magari, del 15. Ma io andrei proprio per i tre punti, guarda. Certo, cioè, ovviamente. Punto, cioè, andiamo, ovviamente, buttiamo anche giù perché, la torre e basta, certo, cioè, ci siamo. Magari vediamo sempre Gian gioca così sempre. Magari, dai. E quindi c'è questa cosa. E Mukulu che, diciamo, Mukulu è predicato di essere acquistato dalla Juventus. Dalla Juventus B, però. Mukulu certo, sarà rinforzo della Juventus B, però insomma, un ex giocatore del Frosinone certo, che vestirà la maglia della Juventus. Voglio ascoltare Marco Baroni. Prima però, Ugo, vengo un attimo da te. Quanto c'è di Baroni in questa vittoria? Allora, ancora diciamo che non c'è tanto di Baroni, okay. Angelo, perché Baroni sappiamo tutti il modulo che adotta, e qui mi rilaccio anche ai discorsi che faceva Enzo, perché giustamente... Ah, ma allora vi siete schierati stasera. Baroni, insomma, tranne che con la Juventus primavera... Una vita a quattro, praticamente. Ha giocato una vita a quattro, quindi... Ma poi al di là di un discorso rispetto ad un altro, cioè sono i risultati che non pagano in questo momento, perché voglio dire, una squadra che subisce tanti gol come il Frosinone, tolta la partita l'ultima contro il Bologna, deve necessariamente passare ad un altro tipo di modulo, semplicemente perché quello che stava adottando non pagava. Noi facciamo pochi gol e ne subivamo troppi. Di Baroni ancora non c'è tanto. Io penso che ci sia più che altro un'idea di gioco, capito? Okay. Rispetto magari ad un modulo e ad una tattica precisa. Forse c'è un'idea. Il correre in avanti è un qualcosa che probabilmente con Longo non si faceva. Il cercare di non buttar via la palla e di fare la partita era un qualcosa che magari con Longo non si faceva. Ecco, quindi una differenza tra i due si può fare dal punto di vista proprio dell'idea di gioco. Pochi secondi di Marco Baroni nel post partita del Dall'Ara di Bologna-Frosinone. Marco Baroni. La squadra deve giocare con questo piglio, deve sapere che questo è un campionato difficile, un campionato dove ci possono stare anche sconfitte pesanti, ma non deve mai mancare l'atteggiamento di una squadra che gioca, ma principalmente che sia aggressiva in campo, sia volitiva, sia vogliosa, e quindi insomma questa è la strada nostra, perché deve essere la filosofia del Frosinone per fare questo campionato. E questo Marco Baroni nel post partita della sfida del Dall'Ara. Un po' di messaggi e poi coinvolgo anche il nostro pubblico. Vai, sì, Michela. Come avevamo detto, sono tanti i messaggi e tanta la speranza. Cominciamo dal messaggio di Massimiliano che scrive: dai che vinciamo anche contro Lazio, dai Leone. E poi Piero: ci voleva proprio questo bel risultato, non era affatto facile dopo la bastonata rimediata contro l'Atalanta, ci voleva per il morale, ci voleva per questi ragazzi, ci voleva per dimostrare che in questa categoria ci possiamo stare, ci voleva anche per zittire qualche presidente, ci voleva e basta. Complimenti per la trasmissione e un caro saluto al mago Jerry e ancora grazie, Giuseppina. Ormai chiedono tutti del mago. Mago. E, tante sofferenze, ma abbiamo dimostrato che è veramente una bella squadra. Nessuno vuole crederci, ma dobbiamo farlo. La grande doppietta di Ciano e poi Pinamonti, Ghiglione, è stata veramente una grande soddisfazione. Frosinone e non molliamo mai. Speriamo lunedì possa essere una partita giocata con grinta come domenica. E ancora Marco che scrive: da stamattina mi sono svegliato di buon umore. Ieri ho visto una squadra che sa lottare fino alla fine. Con questa forza e voglia e cattiveria si può andare avanti. Forza razza ciociara. E poi una parentesi, perché Marco mi scrive contemporaneamente su Kickoff, okay. E poi c'è un messaggio privato che voglio farvi leggere, perché mi scrive in privato: che stai facendo? Marco siamo sono qui. Io. Siamo qui, è la stessa persona, siamo in diretta, vedi? Questa è la prova che siamo in diretta, giusto? La prova che siamo in diretta. Allora, vado dal nostro pubblico. Elisa, il pezzo l'hai scritto? Che ancora non l'hai scritto? Cioè, vinciamo e non lo scrivi? No. Aspettiamo, ci sto pensando. Ora, ci stai pensando. Ero troppo abituata alle sconfitte. Quindi che devi, non so più devi che metabolizzare, diciamo, la vittoria. Senti come credo, grande soddisfazione. Grande insomma, soddisfazione. Mi è capitata una cosa strana. Sul primo gol non ho esultato, sono rimasta come paralizzata. Non può essere, siamo noi. Sì, e poi dopo tre minuti, il secondo, e ho detto gol. Non mi sono alzata, sono rimasta seduta, tipo sotto shock. Lei sta come da zonno. Sì, ha preso un attimo, capito? Okay. Gol. Quindi hai realizzato della vittoria sul 3 o 4-0? Sul 3, sul 3-0, quando finalmente ha segnato Pinamonti, ormai insomma, io adoro calcisticamente. Okay. Sì, però una bella vittoria e ci voleva soprattutto sì, per i punti, indubbiamente, ma anche perché ridà animo e ridà speranza. Io non l'avevo mai persa personalmente,
ci salveremo. Okay. Lo dico con enorme certezza. Sei sempre stata particolarmente ottimista. Però era necessario vincere a Bologna. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Speriamo adesso di andare avanti. Simona! La vedo scalpitante, tra l'altro. Sì, vediamo un po' che mi dice stasera. Sei contenta stasera? Sì, contenta, perché ho avuto un malore sul primo gol, perché ho urlato talmente... Facciamo un appello, segnali di meno adesso, non quattro gol alla volta, perché sennò qua... Troppo entusiasmo, dolore al petto, quella è l'emozione che... Senti, visto che cross Beghetto, sì. Purtroppo qua mi cogli in breve, cioè, no dai, su, devo ricredermi, ha giocato bene, però una rondine non fa primavera, lo sappiamo, quindi rimaniamo con i piedi per terra, non è che se la squadra ieri era scarsa... Oggi è forte improvvisamente, ha fatto la differenza l'atteggiamento. Terra, manteniamo la calma. Ha fatto la differenza l'atteggiamento, sicuramente perché abbiamo sfruttato anche la superiorità numerica, qualche errore di troppo in fase di possesso palla del Bologna, perché ricordiamo che ha preso anche un palo comunque che non si sa come non è entrato. Vabbè, lì c'eravamo un po' ormai era fatta. E poi ti dico che io non mi ero resa conto, guardo dico 85esimo minuto, perché... Avevo un'ansia talmente forte che dicevo, no raga, zitti tutti, perché ancora non è detta, ancora non è detta. Ma come non è detta? Siamo all'85esimo. 4-0, non me ne ero 85esimo. Resa conto. Cioè, okay. No, non me ne ero assolutamente resa conto. Comunque, 3 punti con la Lazio sarebbero d'oro, specialmente per Lotito, perché giustamente dopo le belle parole che ci ha dedicato non sarebbero male. Ah, Lotito dici? Okay. Sì, sì. Ah, ok, va bene. Dopo la bella dedica, insomma, di qualche anno fa, che non meritavamo la Serie A, sarebbe più che lecito, insomma, no? Però la Lazio comunque è una squadra che mette paura, insomma, lì davanti anche a giocatori... Sì, a giocatori forti. Però dai, un colpetto con una grande prima o poi... Con una grande prima o poi, sì, vinciamo, ma non lo so. Vediamo quando, dai. Speriamo bene, crediamoci fino alla fine, finché la matematica non ci condanna, però ripeto, testa bassa perché non abbiamo fatto niente, alla fine il Bologna è una squadra in difficoltà e vedremo se ci sarà la continuità, insomma. Testa bassa e pedalare. Architetto, presente a Bologna, come andiamo? Un po' stanco dopo la trasferta di Bologna? No, è andata benissimo. È andata bene. Quando si vince 4-0 il ritorno dura praticamente mezz'ora, torni subito a casa. Senti, differenze Baroni Longo, visto che stavamo trattando questo argomento, hai visto un Frosinone diverso, insomma, nelle ultime settimane? No, non particolarmente, secondo me, perché comunque ci vuole l'episodio, i due gol in 3 minuti... L'espulsione l'autogol e i nostri due gol. Ma l'espulsione relativamente, perché poi alla fine se fai gol, cioè, il Frosinone finora faceva talmente pochi tiri in porta che il massimo che sparava era lo 0-0, parliamoci chiaramente. E poi ne questione... ieri credo 4 tiri in porta, 4 gol, sì. Basta. Proprio così. Cinici e basta. Sì, secondo me il momento buono per noi è stato quando Palacio, che forse è stato il migliore in campo, credo è stato proprio Palacio, che con tutta l'età, sì. Ha fatto pressing fino al 90esimo, credo, veramente un campione. Ha fatto una bellissima azione lì nell'aria, ha preso quella palla che ha sfiorato la traversa e lì sarebbe stato il 2-1, mi sarei spaventato sinceramente. Quello è stato proprio il sospiro, dico forse è la giornata buona, tutto qui. Quindi è andata bene, ottimista nella corsa salvezza oppure aspetti ancora le altre partite? Guarda, per giudicare? Come diceva signora Di Legge, probabilmente l'entusiasmo è la prima cosa di questa squadra. Aver sfasciato forse il gruppo storico è stato un po' un errore, perché avere tanti ragazzi che si sono ben integrati a Frosinone in questi anni, che forse qualcosa in più lo davano rispetto ai nuovi, che poi, visto che sono tutti ripartiti, nuovi tra virgolette, diciamo, l'utilizzo è stato talmente minimo e sbagliato. Vabbè, senza ritornare nei mea culpa sicuramente di tutti, credo che quello che è stato bello è proprio quello che ha detto lui. Questa squadra deve imparare ad andare in avanti. Cioè Molinaro faceva 300 passaggi indietro, ieri ne abbiamo fatti 250, almeno una parte l'abbiamo fatta. Piano, stiamo migliorando. Stiamo migliorando passo dopo passo. Alessandra, torno da te. Moreno Longo, Marco Baroni, oggi è ingeneroso fare un confronto, è presto oppure come la vedi? Visto che hai anche conosciuto, insomma, Moreno Longo qui a Frosinone, hai avuto modo anche di conoscere Marco Baroni nelle ultime settimane, si possono confrontare i due tecnici? Si può fare un confronto tra Marco Baroni e Moreno Longo oggi? Io penso ancora non si può fare questo confronto. È chiaro che Baroni si trova a una situazione diversa. Intanto io credo che parliamo di due tecnici di grande qualità. Ora noi dobbiamo anche cominciare, secondo me, a credere un po' di più alle nostre possibilità, perché qual è la vulgata? Longo era inesperto, Baroni aveva un record di partite negative. Tra l'altro ieri prima vittoria in carriera in Serie A per Marco Baroni, al 17esimo tentativo, quindi per una volta il 17 porta bene. Io dico questo, fare l'allenatore di calcio è una delle cose, cioè con il patentino, è una delle cose più difficili, tant'è vero che i requisiti sono capestro. È chiaro che oggi è facile perché abbiamo una vittoria. Io ho sempre notoriamente difeso Longo,
perché a mio parere sono stati commessi tutta una serie di errori, un po' di inesperienza, soprattutto che lui però, diciamo, ha. Beh, però questo lo pensi tu, io certo. Quindi l'ha chiesto a me. Bene, bene, io ti creiamo il contraddittorio. Allora, no, dico nel senso, lui continua a pensarlo, però l'abbiamo capito. Okay. Io continuo a difendere questo operato, io credo che avrebbe potuto dare di più in condizioni diverse. Oggi però l'allenatore del Frosinone è Marco Baroni, quindi l'allenatore del Frosinone è Baroni, ancora il suo gioco, quella che è un po' la sua filosofia, che un po' conosciamo, ancora non si vede, però sono convintissima che gli innesti e i nuovi acquisti, in virtù di errori che non, il Frosinone non ha ripetuto questa volta, sono anche frutto delle sue volontà, perché sono convintissima che nel momento in cui Baroni è arrivato a Frosinone ha anche chiesto delle garanzie sugli innesti per poter giocare. Io credo che il Frosinone lo cominceremo a vedere di Marco Baroni da febbraio. Però quello che è fondamentale adesso è ritrovare quell'entusiasmo, quella sinergia tra tifosi e giocatori che a Frosinone c'è sempre stata, perché il tifo del Frosinone non è solo stato sempre il 12° uomo in campo, ma è stata la forza, la gente che va agli allenamenti, le persone che al vecchio Matusa si mettevano a chiacchierare e che davano sostegno alla squadra e ai calciatori. Queste cose insieme le vedremo, ma sono convinta che il Frosinone di Baroni, insomma, a febbraio si vedrà con i rientri e i nuovi innesti. Diamo diritto di replica. pensiamo diversamente, non è un problema. No, io penso che invece una delle principali cause di questa situazione di classifica, purtroppo, sia, chiamiamola inesperienza, di Longo, che non ha visto giocatori impresentabili, ha insistito 8 o 9 partite su di loro. Lo vogliamo, li citiamo oppure li possiamo anche citare? Alfredson, Perizza, Molinaro, Fissi, e nonché Salamon al posto di Ariaudo per tantissime partite. Questo ha giocato molto bene a ieri, è andato bene, assolutamente. Infatti, ieri è andato, però bene. Voglio dire, ha tenuto fuori Beghetto, ha tenuto fuori Pinamonti, insomma, voglio dire, Ghiglione era, non mi ricordavo nemmeno che fosse più un giocatore del Frosinone, pensavo che, cioè, vedete, questa è una, sono stati gli errori gravi, secondo me, perché non vedere la qualità dei giocatori, questo è importantissimo, cioè alla fine sì, gli schemi, i moduli, tutto quello, ma poi alla fine in campo ci vanno i calciatori, se tu non metti la migliore squadra possibile già ti sei precluso tante possibilità. Cioè, errori poi che pesano anche nella classifica, come dicevamo prima, se abbiamo fatto 0 punti, facevi 2-3 punti, quindi uno ne abbiamo fatto col Bologna, quindi questo pesa poi alla lunga, insomma, non è che... Assolutamente. È indolore. Ugo, ti interrogo adesso. Abbiamo realizzato una grafica nel pomeriggio, perché la vittoria di Bologna è anche una vittoria storica per il Frosinone, che mai aveva vinto con un punteggio, con un risultato così largo in Serie A. 4-0, tra l'altro seconda vittoria esterna in questo campionato. Rientra nelle trasferte da record negli ultimi 20 anni del Frosinone. Le abbiamo messe insieme, la più importante, la più larga, pensate, nel campionato 99-2000, Pro Cisterna Frosinone, pensate all'avversario, 1-6. Poi vittoria Frosinone nel campionato di Serie C, poi Lanciano Frosinone in Serie B è finita 5-1 con doppietta di Dionisi, 4-0 del Frosinone con il Bologna la gara di ieri, poi successi importanti a Termoli nel campionato di Serie D, per intenderci quello del duello Frosinone-Martina Franca, 4-0, poi la vittoria nel derby contro il Latina, la vittoria contro il Varese sempre nella stagione della promozione e poi la vittoria di Ancona. Ugo, mi devi dire almeno qualche marcatore di queste trasferte, io lo so che... Guarda, ero a Termoli, se non ricordo male, segnò Danilo Neri, se non sbaglio, sì, bravo, può essere. Grande. Non so se c'era anche Grande, sì, segnò Gianni che segnò Testa anche. Gianni Testa, okay. Poi ero a Latina, quindi vabbè, troppo facile, ricordare i marcatori, però mi piace ricordare il gol di Curiale e poi c'ero anche a Lanciano, dove facemmo davvero una bella partita e uscendo dallo stadio i tifosi del Lanciano ci hanno applaudito mentre tornavamo a Frosinone. Tra l'altro mi ricordo in un pomeriggio del turnover pazzesco di Stellone, che ne cambia tipo 8 su 11, andiamo in campo con le riserve e vinciamo. Sì, tra l'altro, infatti nel prepartita ma sempre questo turnover massiccio e poi sul 4-1 sì, però vedi il turnover poi alla fine, grazie a questo vedi come a fine cambia, campionato sì, Lanciano, che tra l'altro era allenato, può darsi, da Baroni, può essere, o dico un'inesattezza. Sì,
adesso contro o Baroni o Gautieri, non mi ricordo chi c'era in quella stagione. Tra poco o da Versa, è vero, può essere anche da Versa. Forse da Versa. Tra l'altro, torniamo un attimo alla sfida di Bologna con le immagini della contestazione feroce nel post partita dei tifosi del Bologna contro la squadra, contro l'allenatore, non contro il povero presidente Saputo che nel post partita ha detto: questa squadra ha fatto pietà. Io ho fatto il centro sportivo, ho fatto i campi perfetti e i giocatori rispondono così sul campo e quindi mi fanno arrabbiare. Come detto in apertura, esonerato il tecnico del Bologna, l'ormai ex tecnico del Bologna Filippo Inzaghi, al suo posto ci sarà Sinisa Mihajlovic che torna quindi sulla panchina del Bologna, per lui contratto fino a giugno, poi possibilità di rinnovo, di prolungare quindi il contratto in caso di salvezza. Alessandra, vengo da te per commentare un attimo, per tornare sulle parole del presidente De Laurentiis contro il Frosinone e contro il presidente Maurizio Stirpe. Domanda sorge spontanea, intanto possiamo vedere anche la grafica con le parole del presidente del Napoli. Perché Alessandra? Perché in questo momento? Perché attaccare il Frosinone? Perché? Cioè, a cosa servono queste parole? Allora, intanto, per chi non conosce la vicenda, c'è stata questa intervista addirittura al New York Times, quindi okay, non alla stampa locale. Per una parte che insomma siamo finiti sul New York Times, neanche va male, insomma, però, certo. Va benissimo, okay, ma chiaramente in modo positivo. Certo. Tra l'altro a Liverpool, quando c'è stata appunto la partita di Champion, sì, del Napoli, quindi anche un'intervista datata del corrispondente inglese, dove lui ha detto che il calcio italiano, insomma, ha dato la sua ricetta sul calcio italiano, ma come esempio ha posto appunto il Frosinone, perché squadre come il Frosinone, ha detto appunto De Laurentiis, non ci dovrebbero stare, perché ha insinuato il fatto che attraverso il paragatute, quindi diciamo la, sì, cifra che attraverso i diritti televisivi viene attribuita alle squadre che retrocedono, secondo lui attraverso questo giochetto le squadre praticamente lucrerebbero questo spread e questa cifra, diciamo, e quindi lo utilizzerebbero e non va bene per il calcio perché sono tipo squadrette. Okay. Allora, al di là del fatto che è il Frosinone, io credo che se c'è una società, al di là del fatto che siamo tutti tifosi del Frosinone, ma che oggettivamente non merita queste parole, è il Frosinone Calcio e Maurizio Stirpe. Certo. Perché Maurizio Stirpe ha quindi in modo oggettivo investito le risorse del Frosinone Calcio, ha un bilancio sano, per lo stadio, la cittadella dello sport e per portare una società in Serie A. Quali sono le parole di Stirpe? Stirpe dice: noi dobbiamo stare stabilmente tra i primi 30 club, il che significa che potremmo stare anche tra le prime 10 di B, certo, in valore assoluto. Sì. Qual è la cosa che vuole fare De Laurentiis? L'obiettivo di De Laurentiis è quello di creare una specie di Superlega, okay, okay, una Superlega senza retrocessioni, quindi il calcio deve diventare esclusivamente business. Allora, una cosa all'americana, per all'americana, intenderci. Però, okay, qual è la cosa che non può funzionare, a mio parere? È che è vero che il calcio è il quinto asset economico italiano, okay, il quinto asset, ma questo asset e quindi il business non nasce da una formula chimica o da un know-how perché qualcuno ha inventato un processo, ma nasce dalle emozioni. Allora lui deve capire che le emozioni poi diventano business, ma se vengono tolte queste emozioni, il business da solo non regge, certo, più. Non regge più. Questo è il passaggio. E poi la cosa che ho detto anche in radio, insomma, a chi me l'ha chiesto in questi giorni, è che il Frosinone sarà pure piccolo, però uno stadio meraviglioso. Credo che tutti voi che girate, il San Paolo è uno stadio dove non si può andare. Banalmente, perché non ha portato il corrispondente inglese a fargli vedere i servizi igienici del San Paolo? E poi, diciamola tutto, caro De Laurentiis, se lo dico anche oggi, qual è il problema? Il Napoli
nella sua gestione, lui ha preso il Napoli in Serie C, ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Sì, okay. E il sindaco di Napoli per primo gli obietta il fatto che non compra giocatori, tant'è vero che sono sempre là. Ancora in questa stagione il Frosinone è vero che si deve salvare, ma lui certamente non vince il campionato. Certo. Quindi impari a utilizzare il rispetto e che si utilizzi quella che Stirpe ha detto, la patente del dirigente, perché non si può pretendere di avere rispetto per i Bua Coulibaly e poi offendere, ritenendo quasi che uno non si sa bene cosa faccia con i soldi, gente per bene come Stirpe e come la gente della socialia che Stirpe rappresenta. Assolutamente. Enzo e Ugo, ve l'aspettate De Laurentiis in Frosinone Napoli, credo il 28 aprile. Enzo, che dici? Viene? No, io penso come sì, perché okay. Conoscendolo, anzi... È uno che ama queste, sì, queste sfide. Assolutamente. Okay. No, ma Ugo, ci sarà. Sì, ci sarà. Io volevo solo aggiungere una cosa. Non capisco dal punto di vista prettamente sportivo come si possa dire che il Frosinone non deve stare in Serie A e dire che il Napoli possa fare una Lega con le grandi squadre d'Europa. Vero, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. No, poi aggiungo che ci sono, e chiudo, alcune società in serie nella Liga che hanno più o meno la stessa grandezza di bacino d'utenza del Frosinone, che nessuno si sogna di attaccare per la loro sì. Presenza nella Liga. Ovviamente in 20 squadre ce ne sono alcune che sono più piccole, ma è fisiologico. E poi Angelo da ultimo, ma perché non ha nominato il Chievo che è ultimo in classifica? Infatti, che è una frase perché? E quindi questo che significa? È discriminazione territoriale, perché lui non la vuole subire ma squalifica, la provoca. Squalifica per il presidente De Laurentiis. Michela, congela i messaggi, due minuti di pausa, ci fermiamo, tra poco seconda parte di Kickoff, restate con noi. Oggi devo dire come presidente che la squadra sul campo ha fatto pietà, terribile. Essere un tifoso di Bologna oggi era per me veramente, veramente qualcosa che non mi aspettavo mai. 7 giorni esatti a Frosinone Lazio, appuntamento a Benito Stirpe lunedì alle 19. Michela, proprio ormai, proprio seduta che prendi il caffè. E io mi sono messa comoda nella pausa. Vuoi una poltrona? Ti faccio portare una poltrona. No, grazie, cuscinetto magari sarebbe il caso. Stavo leggendo qualche messaggio sulla nostra pagina nel frattempo, sì, quindi ero operativa. E c'è Lorenzo che ci scrive: Pinamonti è un grande giocatore. Ok. E poi Silvia che scrive: Elisa Ferrazzoli, sei la grande voce dei tifosi. Siamo in due a credere nella salvezza del Frosinone. E ancora Gianluca dice: crediamoci, la vittoria fa morale. Comunque spero che la società possa fare altri acquisti, magari con giocatori un po' più di categoria. E ancora Stefano che invece scrive: questa vittoria con il Bologna doveva esserci assolutamente, dobbiamo adesso credere nella vittoria contro la Lazio, solo a quel punto ci si può sperare. A me se ci salveremo o meno non cambia nulla, non dovevamo arrivare a questa situazione. Sono molto ottimista però. Allora, entriamo un attimo sull'argomento mercato. Abbiamo realizzato una grafica con le acquisti e le cessioni per il momento ufficiali del Frosinone, che ha ingaggiato 4 giocatori, Stefan Simic, difensore in arrivo dal Milan, Luca Valzania, che abbiamo già visto nella gara contro l'Atalanta, Federico Viviani e Marcello Trotta. Le cessioni per il momento sono 8, nelle ultime ore è stato inserito Joel Campbell, che praticamente alla vigilia della sfida di Bologna ha salutato i compagni, inizierà tra poche ore la sua nuova avventura in Messico con la maglia del Leon. Dai Leoni ai Leon, giustamente, non ci avevo pensato, brava Alessandro. Microfono a Davide, dove sta il microfono? Davide, mercato, senti, riesci a darmi un voto a questo mercato? Tra l'altro finalmente commentiamo una vittoria, credo. Finalmente commentiamo una vittoria. Siamo sempre qui a dire, però. Le prossime 4 partite dovremmo fare almeno 12 punti. Diciamo ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Va bene, come media salvezza ci può stare. Senti, sul mercato che mi dici? Sul mercato la cosa positiva è che comunque abbiamo tolto un po' di rami secchi che erano stati presi, e quindi già quello supera la sufficienza. Okay. E poi alcuni acquisti, ieri per esempio Trotta non mi è sembrato proprio splendido, però magari può essere l'emozione, può darsi che magari non giocava da tanto. Viviani è un giocatore... Senti, Viviani che seppur viene da Latina, però il passato che del padre, perché io comunque me lo ricordo, Pagnottella Pagnottella era il soprannome,
e quindi magari può proseguire sulle orme del padre. Può darci una mano, quindi il passato di Viviani lo cancelleremo. Non mi interessa, l'importante è che si sociarizzano questi giocatori. Bene, mi piace questa cosa. Dimmi, Michela. Passa avanti il Genoa, quindi al 70° minuto 1-2. Bene, quindi 1-2, aveva pareggiato l'Empoli con Di Lorenzo, ha segnato Lazovic il gol del 2-1. Lazovic, che ricordiamo nella sfida del Matusa, fece ammattire la difesa del Frosinone. Ugo, soddisfatto di questo mercato? Ti aspetti qualcosa in più, il colpo magari nelle ultime ore, oppure va bene così? No, mi aspetto un colpo e sono contento della vittoria di Bologna, proprio perché la classifica, che adesso non è disperata come sarebbe potuto essere in caso di sconfitta, secondo me può spostare anche gli equilibri di qualche giocatore che è in dubbio. A Frosinone invece c'è una salvezza che è ancora fattibile, quindi magari qualcuno che era nel dubbio può accettare la nostra piazza. Quindi non risponderanno più quelle che veniamo a fare a Frosinone. Esattamente. Questi sono retrocessi adesso. Qualcosina possiamo mettere in campo. Alessandra, mercato, argomento mercato, soddisfatta di Viviani, Simic, Valzania e Trotta? Sì, assolutamente sì, secondo me. Però come Ugo penso che ancora qualcosa in queste ore potrebbe esserci, perché c'è qualche uomo, insomma qualche persona da quadrare. Secondo me qualcosa potrebbe ancora starci, però è il mercato di gennaio ovviamente non è un mercato facile, non è un mercato facile, per cui penso che sia stato fatto il massimo rispetto a questa situazione. Io sono soddisfatta, anche contenta che il Frosinone ha potuto anche fare quelle cessioni, perché diciamo la verità, serviva, anche perché poi c'è la lista, insomma ci sono anche delle esigenze, rientrano calciatori importanti, quindi è inutile tenere fuori squadra calciatori, quindi ognuno ha avuto le proprie soddisfazioni. Sono sempre per il rispetto, perché si tratta di professionisti, a volte ci sono stagioni sfortunate, moduli non giusti, quindi infortuni, quindi veramente auguro a loro una fortuna nelle squadre dove andranno, ma penso che questi innesti potranno aiutare. Enzo, simpaticamente Davide li ha chiamati rami secchi. La campagna acquisti di luglio un po' insomma cancellata dalla campagna acquisti di gennaio, perché ritroviamo i Krisedig, gli Alfredson, i Vlot, che finalmente avevamo imparato questa pronuncia, Vlot, e ce l'hanno tolto. L'hanno venduto. Mi associo a quello che diceva Davide, erano rami secchi oggettivamente. Non erano, ovviamente, chiaramente sono giocatori che hanno anche avuto un passato, perché Alfredson comunque ha avuto un passato importante. Segnato Sanabria intanto, 3-1, prima partita e primo gol con la maglia del Genoa per l'attaccante del Betis, che ci ha fatto gol ad agosto nell'amichevole, quindi 3-1 del Genoa sull'Empoli, credo buona notizia, dai, buona notizia. E questa è una buona notizia, sì. E quindi voglio dire, sì, abbiamo fatto quello che andava fatto sostanzialmente. Io però sul mercato, in questi pochi giorni che insomma che mancano, ricordiamo alla che chiude fine, il 31, quindi giovedì alle 20. Sì. Io se si trovasse l'occasione prenderei un forte difensore, secondo me. È quello che manca, un dominante, uno forte. Ariaudo io temo che insomma sia dal punto di vista fisico non regga tutte le partite, si infortuna spesso, ma è il più forte che abbiamo. Assoluto. Sicuramente. Assolutamente. E però secondo me serve lì un difensore centrale forte. Senti, su Campbell, Enzo, che insomma ne abbiamo parlato praticamente tutti i lunedì di Campbell, non l'abbiamo capito, non è venuto con la testa giusta, che è successo a questo ragazzo che attaccante del Costa Rica, nazionale che fa i mondiali praticamente ogni volta? Bastava vedere lo score degli ultimi anni di Campbell, pensava ha fatto 2 gol, quindi cioè, è una prosecuzione di quello che aveva fatto prima, insomma. È stato acquisto sbagliato, può capitare. Siamo stati bravi, perché è più difficile vendere che comprare, a venderlo in tempo per poter poi fare un po' di mercato. Non era un giocatore idoneo, adatto a un calcio competitivo come quello italiano, certo, forse sì. in Messico, non lo sì, so. Un giocatore molto da spiaggia, d'alto piano più che altro, perché così, cioè, non credo che fosse un giocatore
che potesse inserirsi, ripeto, in un campionato così difficile, così competitivo. Ugo, un pizzico di rammarico per Campbell oppure bocciato subito? Campbell veramente... Credo sia stata la delusione un po' di questa Penso sia stato uno dei giocatori più scarsi che io abbia mai visto a Frosinone. Bene, e ti piaceva insomma. E indisponenti aggiungerei, perché sì, vero, al di là dell'aspetto tecnico, poi per carità ho fatto... un'esagerazione, però giocava veramente con una sufficienza che una squadra come Frosinone non si può permettere, però, e mi riallaccio sempre a quello che diceva Enzo, non tanto per lo score quanto gli ultimi 10 anni Campbell ha cambiato 10 squadre, vuol dire che non trova mai la sua dimensione, vuol dire che in ogni squadra l'anno successivo non viene confermato perché evidentemente ha dei problemi, quindi è una vera e propria scommessa in una squadra piena di scommesse come Frosinone, non è stata ammortizzata e quindi... La cessione ci sta. Adesso ci tuffiamo un po' in acqua, parliamo un po' di pallanuoto. Presidente, microfono al presidente. Presidente, intanto, presidente Vincenzo Russo della Rari Nantes Frosinone. Buonasera. Intanto complimenti, perché questa squadra aveva perso la partita all'esordio, era stata molto sfortunata contro una delle corazzate del torneo, campionato di Serie B, lo ricordiamo. Poi sono arrivate 2 vittorie consecutive in trasferta. È un ottimo momento, insomma, come state vivendo questa stagione? Abbiamo sì, anche qualche immagine. Per noi è la terza di campionato, quindi siamo quindi siete a 6 punti appena per partiti. Il momento, okay. Quindi la squadra è sicuramente una buona squadra. La prima partita ci ha visto, diciamo, dominare tutta la partita e perdere poi negli ultimi secondi. E le aspettative sono tante. Vogliamo dare una bella soddisfazione a Frosinone e soprattutto dare soddisfazione ai nostri giovani atleti, che il lavoro della società è proprio quello di far crescere il movimento della pallanuoto, okay, a Frosinone, che è stato diciamo, sempre poco valutato. Noi siamo arrivati con una Serie B, stiamo cercando di fare bene, di spingere, abbiamo il sostegno del territorio che ci dà una mano. Ecco, stiamo vedendo mano. Anche le tribune, tanta gente, tanta partecipazione. Tanta gente, com'è sì, quest'anno, la prima di campionato abbiamo riempito il palazzetto, bene. Quindi è una grossa soddisfazione, cioè per noi che ci stiamo mettendo il cuore per i colori giallo-blu e per creare qualcosa di valido. Vedere il palazzetto quest'anno alla prima di campionato pieno è bello, bella ci riempie il cuore. E poi anche una carica per e speriamo che sabato spediamo il Napoli a Frosinone, quindi ricordiamo l'orario alle 17.30 alle 17.30, okay. Sì, non è il Napoli di Laurentiis, è il Napoli di Sante Marsili, che comunque è diciamo, un monumento della pallanuoto italiana, okay. Quindi verrà Sante Marsili con la sua squadra qui a Frosinone e speriamo di farlo tornare a casa con dispiacere. Perché magari se riuscite a conquistare la prima vittoria in casa voi, magari vi seguono anche gli altri lunedì sera, ok? Beh, noi abbiamo vinto prima, poi il Frosinone ha vinto subito dopo il calcio, quindi okay. Diciamo che magari portiamo anche bene, se riusciamo a portare a casa il risultato noi. Magari, appuntamento sabato alle 17.30, alle spalle del Benito Stirpe, quindi insomma è vicino. Magari vi facciamo vedere anche un'altra infrastruttura importante di questa città, proprio per non farci... Sempre, così magari da Napoli, come presidente, no. Vedi che a Frosinone... Perché anche... loro vanno avanti a circoli vicino. Privati, stiamo valorizzando, ecco. Perché insomma abbiamo portato un campionato, certo, di livello, certo. Devo dire, siamo arrivati con la Serie A2, per un rigore sbagliato siamo retrocessi e quest'anno insomma ci stiamo impegnando parecchio. Io sono presente, ma è Canottieri Napoli che viene? Viene la Rari Nantes Napoli, che è la squadra più storica di Napoli. Precedente, la Canottieri è arrivata dopo, no. Diciamo la Rari Nantes è quella dei fratelli Marsili, Sante e Mino Marsili. Presidente, gli rubiamo anche la tradizione della pallanuoto. Gli rubiamo anche la tradizione della pallanuoto. Appuntamento come detto alle 17.30. Presidente, in bocca al lupo. Voglio voglio scambiare anche una battuta con i ragazzi. Emanuele Mauti, Emanuele, al presidente non lo chiedo perché so che è particolarmente scaramantico. Lo chiedo a te, ma l'obiettivo qual è? Non mi dire salvezza, vogliamo arrivare lì, poi vediamo. Parliamo chiaro, dai, qual è l'obiettivo di questa stagione? Ma l'obiettivo sicuramente è alto, è quello di fare il meglio possibile. E okay. Io arrivo quest'anno a Frosinone, per me è il primo anno dopo 14 anni a Latina, quindi diciamo che forse calcisticamente la cosa non sarebbe stata proprio quindi molto apprezzata. Quindi come Davide si deve socializzare anche lui? Ti devi socializzare, però vabbè. Diciamo che è stato molto semplice, perché ho trovato un entusiasmo molto alto sia dal punto di vista della dirigenza, allenatori e tutte le persone che giornalmente ci accolgono in piscina. E per ricollegarmi un po' al discorso di prima, veramente abbiamo trovato un'infrastruttura pazzesca, perché abbiamo una piscina qui a Frosinone che è invidiata penso a tutta Italia. Io vengo da una realtà differente, Latina, avevamo una piscina all'aperto che ogni anno era oggetto veramente di critiche da parte degli addetti ai lavori, e qui
invece abbiamo trovato veramente infrastruttura all'altezza, siamo accanto allo stadio e veramente una realtà stupenda, per il momento stupenda. Quindi l'obiettivo è sfidante, diciamo che è fare il meglio possibile, perché no, guardiamo in alto e pensiamo l'anno prossimo di giocare in una serie magari più importante, però diciamo che possono appunto intercorrere mille casistiche, certo, in una promozione, quindi pensiamo di dare il massimo intanto, questo già è tanto per noi. Ok, vado da Enrico Ceccarelli, Federico Ceccarelli, altro elemento importante della Rarinantes Frosinone. Che partita ti aspetti sabato? Insomma, credo sia una bella sfida per voi. Beh, sicuramente la Rarinantes Napoli, anche se ha perso molti dei suoi, diciamo, giocatori più importanti, sicuramente ha, per tra virgolette, la sua storia, giocatori che potranno sicuramente darci filo da torcere, e per questo dobbiamo assolutamente arrivare alla partita preparati al meglio, mentalmente e soprattutto fisicamente. Infatti già da domani inizieremo a lavorare sulla partita e cercheremo sicuramente di portare i tre punti a casa. Federico, mi dicono tra l'altro che sei un grande tifoso del Frosinone, allora chiedo a te, insomma, sempre presente allo stadio a vedere la partita. Tra l'altro, sì, la Rarinantes ha un accordo, Presidente, anche con il Frosinone, sì, Calcio, sì, quindi siete, sì, spesso e volentieri, insomma, a vedere la partita i la domenica, giovani, il sabato al Benito Stirpe. Come lo vedi il Frosinone? Beh, io... Puoi parlare liberamente, da tifoso, certo, vai tranquillo. Io è da quando sono piccolo che vado a vedere il Frosinone allo stadio e... Sicuramente rivederlo in Serie A dopo le passate stagioni, che comunque dopo la retrocessione abbiamo riprovato, e sicuramente è un'emozione unica. E speriamo, ecco, ora il lunedì contro la Lazio, di cercare di portare a casa tre punti anche lunedì, molto importanti. Tra l'altro va anche bene, insomma, che non giocate in contemporanea, Presidente, così... Il microfono un attimo al Presidente. L'anno scorso succedeva, quindi, che purtroppo si giocava... sì, purtroppo l'anno scorso eravamo in parallelo, sì. Okay. E mi piace dire una cosa, sì. E di qua abbiamo un atleta che viene da Latina, okay, ma di qua abbiamo un Ciociaro Doc, okay, e questo mi fa particolarmente piacere, perché il nostro impegno come dirigenti, come società, è stato quello di far crescere i ragazzi di Frosinone, e sabato avevamo tre in squadra. Bene. E sabato scorso ha esordito il portiere, un ragazzo di Frosinone under 20, ha giocato come primo portiere in prima squadra, quindi il nostro movimento si sta applicando a spingere i giovani di Frosinone, bene, a bene, credere in questo sport. Questa è una cosa fondamentale e molto importante. Presidente, in bocca al lupo. Per se succede, tutta la squadra qua è di lunedì sera, mi raccomando, va bene. Tra l'altro mi hanno detto, mi è arrivata una soffiata, nel pubblico c'è anche, visto che ci avviciniamo alla festa più importante di Frosinone, alla Radega, appuntamento martedì 5 marzo, correggetemi se sbaglio, c'è anche il notaio qui. Notaio, le rubo una battuta, notaro, perdonatemi, notaro sì. Le rubo una battuta, ecco, da notaro, da istituzione, insomma, come vede questo campionato del Frosinone? Questo campionato del Frosinone, diciamo che, ecco, mi rifaccio un po' a quello che è stato detto, adesso dovremmo vedere il vero Frosinone, perché insomma, fino a oggi io dico sempre che le motivazioni fanno la differenza, però le motivazioni ce l'hanno anche gli altri. Quello che non è stato messo in campo, mi rifaccio a quello che diceva lui, i giocatori. Abbiamo creduto in giocatori che poi alla fine ci hanno deluso. Uh-huh, ed sì, è giusto che adesso, insomma, a giugno è stata fatta una rivoluzione, adesso se ne sta facendo un'altra, una seconda rivoluzione. Speriamo che comunque questa, insomma, sia quella giusta, che ci porti alla salvezza. Anche perché dal risultato anche di Empoli sembra che comunque la classifica, insomma, è rimasta abbastanza corta, per cui ci dà quella speranza che tutti quanti auspicavamo, insomma. Appuntamento con la Radega quest'anno, il 5, ho detto bene? Il 5 di marzo, sì. Magari vi aspettiamo la puntata pre-carnevale, tutti insieme. Perché no, perché no? Okay, facciamo magari una bella, sì, festa, anticipiamo, sì, sì, qui la festa, dai, ci organizziamo. Perché no? Ci organizziamo. Sì. Andiamo verso la sfida contro la Lazio del Presidente Lodito e di Simone Inzaghi, troviamo un altro Inzaghi, chissà, insomma, Enzo, gara...
insomma sulla carta è bella complicata, vista anche la Lazio ieri contro la Juventus ha fatto una grande gara, è stata sfortunata, però insomma il Frosinone deve giocarsi, l'abbiamo detto più volte, ormai non è più il momento di fare calcoli, affrontiamo quella o quell'altra, bisogna fare punti. No, poi tra l'altro la Lazio fa ottime partite con le grandi, nel senso che ha sempre giocato bene con le grandi, sì. Però secondo me è una squadra che è un po' involuta, perché ha dei calciatori che hanno dei problemi, Milinkovic Savic sta rendendo molto meno, sì, di quello che è il suo standard, tra l'altro non è squalificato. Qui c'è poi Luis Alberto che anche lui non è in grande condizione, cioè è una squadra che secondo me non ha una grandissima, non è in un grandissimo momento, al di là della partita che ha fatto ovviamente ottima contro la Juve, sì, e quindi io penso che sia l'occasione buona secondo me per fare una partita, insisto sempre, con un po' più di coraggio, però, perché l'atteggiamento di a me mi preoccupano i primi 10-15 minuti della partita col Bologna, i primi 10 minuti. Okay. Bisogna cambiare un po', è quello che immagino Baroni stia cercando di fare in questo momento, cioè io ho visto Baroni, secondo step, insomma. Sì, ho visto Baroni nel secondo tempo sul 3-0 stigmatizzare Beghetto, mi sembra che fosse, sì. E nel senso che lui si teneva sempre a rinculare, invece lo voleva più alto, è un atteggiamento che deve quasi cambiare, quasi come abituare la squadra, esatto, ad andare in avanti, no? È quello che diceva anche lui poi sostanzialmente, okay, per poter vincere le partite, al di là di qualche partita che si incanala nel verso giusto, bisogna essere più coraggiosi e più propositivi sicuramente. Alessandra, che ieri ha visto la Lazio dal vivo, ecco, che impressione ti ha fatto questa squadra, partita aperta secondo te contro il Frosinone, oppure pronostico scontato? Allora, no, la Lazio ieri, voglio dire, è stata una squadra impressionante. La Juventus ieri ha vinto non meritandolo, perché okay, diciamo la verità, praticamente la Juventus ha fatto un tiro, un gol e poi il rigore, perché sì, stavano arrivando in area e c'è stato il rigore. Dopodiché Immobile si è divorato un gol, quindi la Lazio poteva anche finire diversamente la partita. Inzaghi è stato bravissimo a leggere la partita, ha interdetto il gioco della Juventus, questo gioco tra cambiando le linee, modulo, però, se non sbaglio, cambiando modulo, forse Allegri aveva sbagliato, insomma magari l'ha messo lui stesso, però è chiaro che è un altro sport con il Frosinone. La Lazio ha delle individualità, non nascondiamocele, insomma la Lazio è una squadra, ci sono giocatori che non danno punti di riferimento, perché comunque bloccare Luis Alberto, bloccare Immobile, ecco, la mancanza di Milinkovic-Savic è importante, è una squadra che secondo me va affrontata proprio tatticamente bene, va okay, preparata questa partita in modo rigoroso. Dalla nostra c'è una Lazio molto stanca, perché la sconfitta con la Juventus a mio parere pesa nell'ambiente, sì, e poi scarichi poi anche un po' mentalmente, certo, anche perché il giocatore la percepisce come la deve percepire, certo, cioè un'ingiustizia, sì, del campo, sì, sì, sì. E ora bisogna vedere come andrà la partita di Coppa Italia giovedì, ma comunque sera a San Siro contro l'Inter, a San Siro, quindi, per questo noi andiamo in posticipo. Ed è anche un orario singolare, perché anche l'orario della partita alle diciamo 19, alle 19 è un orario singolare, e adesso non voglio prendermela con la Lega perché abbiamo già la partita aperta con Jeddah eccetera, però giocare di lunedì a Frosinone una partita con la Lazio alle ore 19, sì, credo che sia una cattiveria inutile per chi vuole andarla a vedere e per chi da Roma può venire a vedere la partita, certo, quindi ci sono delle partite e degli orari che non possono essere utilizzate, quindi questo io però sono fiduciosa nella okay gara del Frosinone, ma non solo per i demeriti degli altri, noi dobbiamo giocare in modo più sfrontato e secondo me prepararla bene a centrocampo, okay, perché la Lazio si può interdire giocando bene a centrocampo e invece uno deve bloccare Immobile in maniera probabilmente molto, molto antica. Quello è il pericolo maggiore, ecco, Ugo, quella è Immobile, forse insomma, un calcio che attacca un po' più antico, la profondità sempre, praticamente, ecco, 90 minuti su 90 è lui il pericolo maggiore, credo. Sì, è più che altro è la fase di
transizione che fa la Lazio, perché la Lazio è molto abile, ecco, fortunatamente non ci sarà Milinkovic-Savic, anche se in questo campionato sta rendendo meno rispetto all'anno scorso, forse le sirene di mercato l'hanno un po' destabilizzato per nostra fortuna, poi non ci sarà comunque. Il pizzino di Paratici, infatti era l'ho visto, l'ho letto e no, sarà comunque una partita da affrontare col piglio giusto, anche perché io cerco sempre di guardare un po' più in là. Noi abbiamo 4 partite che sono nell'ordine la Lazio, guarda, la te le faccio vedere, abbiamo la nostra grafica, il febbraio non terribile, ma insomma poco ci manca. Ed in virtù di queste partite probabilmente la più abbordabile, se possiamo definirla così, è proprio questa contro la Lazio, perché la Sampdoria sembra in forma strepitosa, la Juventus è sempre la Juventus, la Roma credo sia in questo momento superiore alla Lazio, quindi questa è una partita in cui bisogna fare punti. Saremo un po' avvantaggiati secondo me per il fatto che andando in posticipo conosceremo il risultato delle altre, quindi forse qualche calcolo mentale puoi farlo. Io lo so, Michela, che ti stanno scrivendo, vogliamo sapere il mago, il gioco del mago, il pronostico del mago. No, stasera niente. No, ecco. No, sono geloso, lo posso dire, sono geloso. Perché ormai la gente mi ferma, è il mago che dice, che fa il mago che ha messo nella busta. Ci devi stare. A me non mi dicono più niente, neanche mezza parola. Andiamo dal nostro mago. La busta Gerri. La leggiamo dopo. La busta già ce l'ho, la devo controllare. Okay, guarda, se hai messo il 4-0, a questo punto c'è qualcosa che non mai imbrogli. No, non dico nulla, poi la discutiamo insieme. Poi la discutiamo. Questa è la busta, no? Sì, okay. Sì, dopo la discutiamo. La stavo custodendo io. Ok, dopo la firma l'effetto. Di Simona c'è, quindi la busta originale. Dopo l'effetto discutiamo. Ok, vai. Allora, oggi cercherò di unire la ti faccio una domanda, non te la spiego. È possibile prevedere il fato? In qualche modo sì, magicamente. Sì, dai, sì. Ma prevedere il caso? Peggio ancora. E materializzare il fato e il caso in realtà una cosa difficilissima. Ecco, chiusa la parentesi, è come rilanciare su se stessi, quindi cercherò di fare tutto quello che ti ho detto, ok? Vai, sono perso allora, già abbondantemente, però va bene. Ricordati queste cose, fato, caso, materializzazione di tutto ciò. Ok, caso, fato, materializzazione. Bravo. Allora, lei lancerà, l'altra volta è stata brava la lanciata, okay. Così, per scegliere delle persone. Vai. Là. Ok, vai. Allora dovresti scegliere. Io ho lasciato cuori, fiori, picche e quadri, tutte le carte qui sul tavolo. Ok, scegline una da tutte, le dobbiamo buttare tutte. Okay, quindi, vai. Cosa buttiamo adesso? Prendile e lanciali in aria. Tutte, sì, vai. Vai. Okay. Ok, lancio la pallina. Non solo adesso. I palloni, a Frosinone buttano anche le carte adesso. Ok. Cuori, quadri, senza picche, quindi quello che rimane. Fiori, prendi i fiori, buttali via. Siamo anche i fiori, ok. Ma... Vai, in aria, ok, perfetto. Lancia la pallina. Ok, cosa buttiamo? Quadri. Quadri, butta i quadri. In aria, forte. Siamo anche i quadri. Wow, rimangono i cuori, okay. Butta la pallina. A te. Okay. Lisa distratta, attenzione, ascolta, colpita dalla pallina. Questo mazzo chiuso per adesso lo lascio qui in vista. Ok. Cuori, adesso invece butta tutte tranne una carta. Puoi sceglierla o puoi anche non guardarla. Prendine una e mettila lì sul tavolo. Non è importante che io la veda, ma una, o a caso o con la scelta consapevole. Ne hai scelta una? Butta tutto il resto. Vai. Okay. Ok. Ora il fato, il caso, la materializzazione di tutto ciò. Sì. Non è importante che non la veda, dobbiamo vederla anzi tutti, perché così non posso cambiarla. Il mazzo sta qui, dall'inizio. Okay. Vedi un po' che carta hai scelto? 10 di cuori. 10 di cuori, ok. Ora si devono vedere le mani e le carte. L'unica carta capovolta nel mazzo è il 10 di cuori, ma non applaudite ancora? Un attimo, perché quello che starete vedendo adesso, che vedrete ora, ha qualcosa di incredibile. 10 di cuori? Sì. Poteva essere qualsiasi altra carta? Ma tutto il mazzo è bianco, non poteva essere nessuna altra carta. Ok. Diciamo quest'altra cosa. Il pubblico inglese, quando vado nei teatri inglesi, fanno ok. Gli americani, wow. Ma gli italiani, yo, vai, forte, applaudi. Okay.
Okay. Io non lo so che devo fare. Cioè ormai parla anche con le... Okay. Va, vabbè, va. Ho vabbè. Fatto così perché dobbiamo eliminare l'idea che io possa accordarmi. Okay. Altrimenti... Poi legge la busta. Allora, la sensazione... Leggila tutta. La sottoscritto. Il sottoscritto, ok, è una unione Bologna-Frosinone. La sensazione è fortemente positiva. Vinciamo con tanti gol, più di due gol. Va bene. Vedi che non è detto che io debba indovinare per forza tutto. Prende Peppe, mamma mia. Quando ti prende? Mamma mia. Vabbè, sarebbe lunga. Allora, ormai mi sta già... Messaggio più lui, che vedo più lui e sento lui che mia moglie. Però, quando mi ha scritto, ha detto, che facciamo, Ameri, vinciamo? Gli ho detto shh e ha segnato il Frosinone. Ah, okay. Poi per scherzo gli ho fatto shh, scritto ancora shh, ha risegnato. Okay. Ha fatto a me rifa shh sempre. Shh, shh. E quindi poi l'abbiamo fatti quattro. Quindi sei stato pomeriggio a fare shh al telefono, immagino. Infatti, va bene, va bene. Bellissimo. Vabbè. Ugo, c'è chi è peggio di noi. Grazie. Allora andiamo dai tifosi e anche dai fan di Gerry. Creiamo una pagina Facebook solo per te, così scriviamo. Diciamo che te, c'è la trasmissione venerdì, sabato e domenica, chi volesse venerdì, la vede. Sabato e domenica, trasmissione. Magic. Okay. Allora Aldo che ci scrive, come si è potuto tenere fuori per tante partite Beghetto e aver fatto giocare Molinaro? Ieri hanno tutti giocato una grande partita, non ti fidi? No, perché ho letto De Laurentiis. La vittoria è per quella bella faccia di De Laurentiis. Lo stavo per dire. Ciao, che bella faccia. Aldo, fai il bravo. Una grande partita con un Unciano superlativo, ora bisogna continuare, noi tifosi dobbiamo essere vicini alla squadra. E poi ancora c'è chi ci scrive, dov'è? Dai che sistemiamo anche l'altro Inzaghi. Magari. E poi ancora, cosa manca secondo voi nella squadra per quadrare la rosa? Ugo, cosa manca? Ma secondo me le squadre... Enzo diceva un difensore quelli allora, proprio... Sicuramente in difesa qualcosina potrebbe essere registrato, però io sono dell'idea che una grande squadra la fa il centrocampo e quindi secondo me a centrocampo serve ancora qualcosina. Sto vedendo un Cibsa leggermente in calo, una mezzala destra potrebbe essere utile perché Viviani... Ci può stare per Cibsa che ha tirato la carretta veramente da solo, quindi un minimo di calo fisico, ci può stare. Tra l'altro il Frosinone riprenderà la preparazione mercoledì proprio per prepararsi alla sfida interna contro la Lazio, appuntamento lunedì alle 19, noi lunedì che facciamo? Non lo so, quindi vi teniamo aggiornati nei prossimi giorni, vediamo un po', qualcosa ci inventiamo lunedì, perché giocano alle 7, quindi alle 9 qui è impossibile, vabbè, qualcosa ci inventiamo. Allora, siamo in chiusura, Enzo, grazie, me lo fai un pronostico, Enzo, dai. Ma secco oppure se no, no, puoi anche ragionare così sui 90. 2-1 per il Frosinone. 2-1 per il Frosinone, ok, grazie. Alessandra. Lo so che è difficile per un tifoso fare il pronostico. È difficile, facciamo un 1x. 1x, va bene, mi accontento, 1x. Eccolo, l'uomo dei pronostici, eccolo qua. Firmato dalla signora Rossana su tutte le aperture e anche il foglio interno, così non posso far altro che darvelo. Tu sicuro di così? Gira, possiamo anche le firme. La prossima volta il timbro, faccio venire un notaio per il timbro. Guarda, lo hanno fatto, già. Eccola qua. Abbiamo anche il notaio. Ma ormai sei finito. Sei finito, finalmente, ho trovato il più modo. Si fa lo difficile, più mi diverto. Va bene. Ugo, pronostico. Guarda, io invece di darti un pronostico, caro Angelo, in questo momento di magie varie, anche a livello di cabala, ti do due informazioni. La prima è che parlò Lotito e il Frosinone vinse il campionato, parlò Nestorowski e il Frosinone ha vinto un altro campionato, ha parlato De Laurentiis, speriamo di arrivare all'obiettivo anche quest'anno, quindi per la cabala. E la seconda cosa, mi ha chiamato Armando prima di Spal Frosinone e mi hai chiamato tu prima di Bologna Frosinone. Ok, vabbè, quindi sabato dobbiamo stare insieme e domenica ti devo convocare per la puntata di lunedì. Va bene, facciamo così. Dimmi Michela che... Io ho una foto perché abbiamo parlato di vittorie, allora bisogna parlare anche della vittoria delle bravissime ragazze della Serie A2 calcio femminile Frosinone Fusta da FGC e al suo mister Federico Alessandro hanno vinto ieri per 3-2. E le invidiamo, dai. Riusciamo a far vedere la foto? Vediamo eccoli se riusciamo qui a vedere la foto. No. Problema tecnico, va bene. Grazie lo stesso alla regia, le invidiamo, ve le facciamo conoscere allora nelle prossime settimane. Poi mi sono detto anche un'altra cosa, che Mauti, oltre ad essere stato, cioè a essere un bravo calciatore, è anche stato uomini e donne. Però com'è andata? No, microfono, voglio un attimo capire com'è andata questa esperienza. È andata molto bene, nel senso che sono stato inizialmente la scelta da tronista, poi è andata dopo male perché ci siamo lasciati dopo meno di un anno, quindi però c'è un minimo di storia, c'è stato, insomma. Assolutamente sì, una convivenza. Ok, poi è finita. Poi è finita.
parliamo anche d'amore, in questo programma si parla di tutto, non magia, sa che fortuna ha avuto, no, però di esperienza televisiva è stata bella, insomma. Assolutamente positiva e divertente, quindi da questo punto di vista bene, molto bene. Vabbè, adesso Presidente facciamolo concentrare sulla pallanuoto, mi raccomando, nessuna distrazione. Ok, noi siamo arrivati in chiusura, Michela, grazie, finale 1-3. Sì, 1-3, okay. È finita 1-3, così? Siamo tranquilli. Io vi ricordo le repliche di kickoff questa notte a 00:45, domani alle 11:45 e domani alle 19, attenti a quei due imperdibili. Attenti a quei due, con Armando, Stefano, Paolo, vi aspettano tutti i nostri amici di Extra TV. Grazie Enzo, grazie Alessandra, grazie Ugo, vi aspettiamo... Io dico lunedì, poi vediamo, vi teniamo aggiornati. Grazie Mago, grazie anche a te, non mi dimentico mai di te. Grazie a tutti i nostri ospiti, ci vediamo la settimana prossima per il post partita di Frosinone-Lazio. Grazie e buonanotte.